E buonasera a tutti ragazzi, buonasera, buon lunedì, eccoci qua. Ciao ragazzi, tutto bene? Tutto a posto, tutto bene? Come butta in questo lunedì pre-natalizio? Siamo a posto? Quanti siamo? Siamo già tantissimi, 38 ragazzi. Per questa serata di installazione, scarichiamo, installiamo e proviamo questo Sensible World of Soccer 2020, ragazzi, uscito. Ciao Marchetto, buonasera. Uscito il 19 dicembre. Ciao Michele, ciao Astante, ciao Rollo, Nicola Carraro, Tommy, saluto a tutti. Ciao, buonasera a voi. E quindi dicevamo, questo gioco uscito il 19 dicembre, assolutamente gratuito, e che si può andare tranquillamente a scaricare. Adesso lo scaricheremo, lo installeremo insieme. Ciao Iersale. Domani ultimo giorno di lavoro, io fortunatamente oggi. Ciao Filippo, ciao, buonasera, ciao Joe, buonasera. L'abbiamo già fatto. Ciao, ciao Nicola Palmiotto, buonasera. Dicevamo, l'abbiamo già fatto la sera di sabato su Twitch, scusate, sulla piattaforma Viola, quindi, però in pagina sono arrivate un sacco di richieste. Ciao Stefano Goglia, ciao IVDUT. Sono arrivate un sacco di richieste da diverse persone perché come devo fare, come lo installo, come lo gioco, come lo devo fare per farlo funzionare, eccetera, eccetera. Quindi, non potendo rispondere uno per uno perché arrivati tantissimi messaggi privati anche, eccetera, eccetera, ho deciso insomma di rifarlo anche qua su YouTube. È molto semplice, ragazzi. Questa è la schermata del sito, appunto, che vi andrò a mettere. Ciao Pirottino, buonasera. Allora, ragazzi, prima cosa che dobbiamo fare. Ciao Budige. Prima cosa, ragazzi, dobbiamo collegarci in questo sito che vi sto mettendo, che è appunto il sito originale per andare a scaricare, che appunto che è https due punti slash slash sensiblesoccer.de slash swos trattino 2020. È un gioco vegano, non lo so. Quindi, ragazzi, allora, per prima cosa, poi ci avete il link, oltre che qua l'ho messo anche sulle note. Quindi dovete andare a scaricare, poi una volta entrati potete scaricare, ragazzi, diverse versioni. Allora, c'è il Total Pack, c'è l'Amiga DF o l'Amiga, insomma, qui potete sbizzarrirvi e praticamente scaricare la versione che più vi aggrada. Io vi consiglio la Total Pack, sono 500 MB, 5 qualcosa, insomma, circa. Infatti c'è scritto, sì, 500. Ciao Radio Cuto, ciao, buonasera. E potete scaricare questa. Una volta scaricata, la dovete andare a lanciare. Attenzione, attenzione. Prima cosa che c'è da sapere è che durante l'installazione vi richiederà di indicare al gioco quali sono praticamente dov'è il Ale, ma quanto? È un'altra partita? Allora, una prossima partita di Euro Truck Simulator sarà il giorno di Natale, ce l'ho già in programma. Quindi dicevamo, allora scaricate il file, fate download for Windows, ragazzi. Ciao Gen, buonasera. Una volta scaricato il gioco, lo lanciate, l'installazione. Al momento dell'installazione vi richiederà un file. Il file che vi richiede è praticamente il gioco Sensible World of Soccer per Amiga o per DOS che dovete avere sul computer. In questo caso non ve lo linko perché è protetto comunque dal copyright. Potete andare su Google, ve lo scrivo, e scaricare, cercare e scaricare questo file. Allora, ciao Saturnvision, buonasera. Il file da scaricare, ragazzi, è questo che vi ho scritto. Si chiama swos.hd. Funziona con Linux? Funziona anche con Linux, assolutamente, Nicola. Sì. Ciao Vinci, buonasera. Allora, ragazzi, funziona per Linux, funziona per Windows e funziona anche per Mac. È assolutamente compatibile con tutti e tre. Quindi, ragazzi, in questo caso io sto facendo con Windows perché chiaramente ho Windows installato. Quindi dovete in questo caso andare di Windows, ok?
ci siete, una volta che avete scaricato anche questo file che vi ho scritto, swos.hdf, lanciamo l'eseguibile appunto per andare a fare l'installazione di Sensible World of Soccer. Ok, quando arriva a un certo punto, circa a metà circa dell'installazione, vi chiede di indicare, ciao Girolamo, di indicare dove è il file appunto svos.hdf. In quel caso, a quel punto, basta che voi, se avete creato una cartella oppure se l'avete messo sul desktop, indicate desktop e in automatico la procedura va avanti. Ciao David Black, buonasera. Letterine sono state spedite, lo so. Quindi ricapitoliamo, ragazzi. Ci colleghiamo sul sito che vi ho messo prima, che è appunto sensiblesoccer.de/swos-2020. Scaricate il file di installazione, andate su Google, cercate il file swos.hdf se non ce l'avete già installato sul PC, e poi lanciate l'installazione praticamente vera e propria del gioco. Ciao Angioletto, buon Natale pure a te. E quindi possiamo andare a installarlo. Una volta che l'avete installato sul vostro PC, ciao Michele, buonasera, ci troveremo di fronte a questa schermata che adesso io vi andrò a mettere. Allora, aspettate che lo lanciamo. Vi andrete a trovare questa schermata. Adesso io ho preso la versione, quella compatta, non la versione completa, quella, il Total Pack. Eccolo qua, dove c'è appunto il Game Launcher. Non dovete far altro, ragazzi, che dare le vostre preferenze sulla difficoltà, sul game style, il mode screen, la risoluzione, potete mettere in full screen. Insomma, ci sono diverse opzioni che potete andare a settare, tra cui avremo appunto su Advance, ci abbiamo anche skill delay, skip intro, skip eccetera eccetera, possibilità del cursore del menu, parti dalla stagione 2019, che è l'ultima questa qua, insomma, che stiamo facendo, e poi possiamo andare su About per vedere appunto tutti quelli che ci hanno collaborato a questa, alla realizzazione appunto di questo SWOS 2020. Mi raccomando, ragazzi, se c'è qualcosa che non avete capito, ditemelo, perché si ricomincia. Ciao Andrea, buonasera a te. Ciao Luke. Quando avete fatto tutti i vostri settaggi, andate a fare appunto Run SWOS 2020. Eccolo qua, e parte il gioco. Con la musichetta inconfondibile appunto di SWOS, ragazzi. Ciao i videoti, buon Natale pure a te. Renato 6574, ciao, ciao, ciao Sciarcone, buona serata. Allora, penso di avervi detto tutto quello che c'è da fare. Quando avrete fatto tutti i due semplici passaggi che vi ho spiegato, ragazzi, potrete lanciare il gioco e ci troveremo davanti questa schermata. C'è qualche problema? C'è qualcuno che vuole sapere qualcosa? C'è qualcuno che ha qualche dubbio? Sostituiamola. Allora, se per voi va bene, ragazzi, proviamo a fare qualche settaggio, qualche partita. Ditemi voi quello che volete fare. Andiamo avanti? Andiamo avanti? Siamo tutti in linea? Avete capito tutti senza problemi? Niente, non mi dite niente, quindi per me possiamo andare. Andrea, volevo sapere le opzioni. Quali opzioni? Facciamo un amichevole di Giangioletto. Vabbè, dopo in caso lo rifaremo. Allora, qua ci abbiamo. Andiamo subito sulle opzioni. Sulle opzioni troveremo controlli, video, audio, gameplay. Controlli.
In questo caso io ho impostato l'X Input Controller, che è appunto il mio controller che ho adesso collegato con il PC, che è questo, ragazzi, che è un pad compatibile con assolutamente con Xbox, con USB tranquillamente. Allora, Alex Fiore, ciao Alex, ciao Eugene, buonasera, buonasera. E quindi qua, ragazzi, potremo, vedete, andare a scegliere le opzioni del player 1, del player 2, eccetera, eccetera. Poi ridefinire i controlli, selezionare il game controller, poi mettere auto detect joypad, eccetera. Ciao Danconi! Su video possiamo mettere la schermata a full screen, oppure come l'ho messa io, che è window, appunto, in finestra, adesso ce l'ho. Quindi usciamo, abbiamo l'audio, possiamo andare a settare l'audio. Gameplay, qua ragazzi possiamo mettere praticamente la lunghezza delle partite, poi possiamo scegliere il campo, possiamo scegliere insomma diverse cose. Game style, possiamo fare Amiga, Moon Soccer, PC DOS, mettiamo Amiga. E poi niente, qua ci sono gli autosave, eccetera eccetera. Juve Lazio, no? Allora, qua possiamo andare a editare tutto quello che ci pare. Poi abbiamo le varie competizioni, la stagione, abbiamo la carriera che è qua giù, che possiamo andare a scegliere scrivendo appunto il nome. Amor, Amora o PC? Amora, amica, amica, che ho fatto? Che è Amora? Si può giocare online sul sito. Sul sito c'è appunto la carriera online. Bisogna fare online league, vedi, c'è Amiga Super League, Champions League, ci sono diverse leghe, insomma si può andare a giocare. Bisogna iscriversi chiaramente sul sito che vi ho fatto vedere prima e si può, eccolo qua, quello che ha messo Vinci, esattamente, e si può insomma andare a fare anche la carriera online. Qua c'è la start carriera come giocatore allenatore, come solo allenatore. Possiamo scegliere, qua scegliamo i team, eccetera eccetera. Adesso direi, come l'altra sera, andiamo a fare qualche amichevole. Allora, qua abbiamo il tipo di campo, che c'è appunto casuale, frozen, muddy, wet, soft, normal, dry, hard, e lo mettiamo random. Poi sostituzione, qua ce l'abbiamo, possiamo mettere. Scegliamo i team, abbiamo le squadre di team, oppure abbiamo il national team, qua ci sono le squadre editate, le possiamo andare a vedere. Original custom team, noi facciamo le squadre di club. Nella scelta con le varie squadre di club c'è appunto Europa, Nord America, Sud America, Africa, Asia, Oceania, eccetera. Noi andremo a fare Europe. Allora, Lega Italiana, anzi no, non famo Lega Italiana, per carità, se no pensate insomma che vado a scegliere una squadra o un'altra, io di pallone, capisco niente, quindi Premier Division, ciao Lorenzo Ucci, buonasera, squilla nei giorni di festa di Natale. Allora, sulle, qua possiamo scegliere, che ne so, famo un, allora, Real Madrid, Barcellona, la prendiamo Barcellona come computer. Se metti gli acci ti fanno gol da centrocampo anche. Allora, io chi prendo? Allora, Barcellona. Dai, Barcellona Real Madrid. Io lo faccio come giocatore e allenatore. Vai, famoci questa. Qua ci sono le squadre, possono essere editate, eccetera, eccetera, ragazzi, con tutte quante le varie cose. E poi qua c'è la partita, appunto, con le squadre, vedete. Abbiamo Messi di qua, allenatore Luis Suarez, e Karim Benzema invece è l'allenatore della Longobarda, del Real Madrid. Vai, andiamo a vedere questa partita, via. Io ho scelto nelle opzioni iniziali, ragazzi, si può scegliere la telecronaca, io ho scelto appunto quella di Pardo e chi è il secondo che non mi ricordo? Pardo e io chi so? Barcellona? No, io sono il Real Madrid. Io sono il Real Madrid, sono i bianchi di Spagna. Un problema per il portiere. Abbiamo cominciato subito male. Ottengono un calcio d'angolo. Subito il Barcellona, ragazzi, pericolosissimo. Il Barcellona pericolosissimo, inizia la sua marcia. Tutto l'intervento qui, c'è il calcio di punizione e c'è una buona opportunità. Gran palla, occasione.
Cagliari Miss, stavo per far gol. Ecco l'angolo. Calcio d'angolo. No. Stavo già per pia gol, dai. Grande. Riuscito a togliere il pallone all'avversario. No! Chi c'è stato subito? C'è stato subito un... Sono gli attaccanti Luis Suarez. Non lo capivo, no? Mamma mia ragazzi, Barcellona stasera sembra molto molto, non vuole concedere nulla il Barcellona stasera ragazzi. Grande. Oh mamma mia, non siamo partiti benissimo, eh. Conquista un nuovo portiere, il Marco Tinci, palo ragazzi, è stato fatto un palo da parte del Barcellona, arco 2, ottimo il controllo, e vedi che lui tira con il coso, lui tira con l'effetto, bisogna che imparo a utilizzare anch'io gli effetti, o gli affetti. Con gli effetti ragazzi si può fare qualcosa, senza è un po' difficile riuscire a fare gol. Questo è fuori nostro, palla che è finita in alto, fuori nostro subito. Un pallone lungo. Ha fatto porca miseria, grande su Stauli ragazzi, buona parata. No, niente. Viene segnato l'angolo. Il Barcellona tira ogni 10 secondi, e sì, in effetti. Entrata completamente scoordinata. Eh sì, non l'ho presa, Porca miseria, già avevo fatto un controllo. Niente. Che direi di no, cosa? È un gioco razzista, non ci sono giocatori di colore. No, c'è, l'avevo visti. Ciao Mariano, buonasera. Guardavo la chat, non devo guardare la chat. Sarà rimessa. Lo portava fuori direttamente. Brutto questo intervento. Fallo mio. Vai. Ah, io adesso lo segna giù, stavo andando in su io. No. Sarà soltanto rimessa laterale. Spazio per andare. Dai. Siamo avvicinati, dai. Ancora la partita è molto molto equilibrata, ragazzi. Ancora siamo sullo 0-0. No, non è proprio facile, soprattutto per chi... No! Per chi come me, insomma, non è un campione né de pallone né a Sensible Soccer, sicuramente non è un gioco facile. Vedi, eccolo quello di colori, l'ho preso. Amici, ha preso proprio una butta batosta. Ottima. Brande, gioco col pad. Siamo in zona pericolosa. Pad compatibile Xbox normale. Se non tiri fuori il cartellino adesso, quando lo tiri fuori? Porca miseria! Sarà rimessa laterale grazie a un buon intervento difensivo. Che palla fantastica! Eccolo! Riconquista il possesso del pallone. Grande! No, la palla molto bene, viene fermato. Questo è fallo, questo è mio. Cerca la magia, lo buttava subito lì. Non buttarla via subito. No, fuori nostro. Quant'è? 78esimo, ragazzi, siamo sullo 0-0 ancora, Che miseria! Il gioco non mi sembrava un intervento. Avevo fatto pure gol. Avevo anche segnato dopo sul... No, non devo... Pulito sul pallone. Rischia il cartellino. Loro giocano un po' sporchi il Barcellona, Pericolo, la difesa deve chiudere. No! Col diavolo. Diavolaccio. Hanno fatto che... può controllare. Mamma mia ragazzi, un attimo il Barcellona ha già messo niente. 0-0
0-0, questa finisce qua, ragazzi. Allora, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e ovviamente qui al mio fianco a José Altafini. 0-0 con José Altafini, ragazzi, abbiamo fatto, via. Rifacciamo la stessa, no? Famone un'altra, dai. Famo un'altra partita, scegliamo questa volta. Giochiamo però questa volta con le nazionali, abbiamo l'Italia. Dai, famo una grande partita. Ciao, Layer, buonasera. Italia-Inghilterra, dai, che me ne ha fatti 7 su World of Soccer, sulla partita. Vai, prendiamo l'Italia. Italia, ragazzi, contro l'Inghilterra, via. Dopo famo Malta, sì, è vero. Vai. No, niente. Sarà soltanto rimessa laterale. Rimessa laterale per l'Inghilterra, ragazzi. Brutto. Punizione giustissima. Ciao capitano, buonasera. Calcio di punizione per l'Inghilterra. England. Oh, e cazzo, ma a me mi fischia sempre. Loro ragazzi, non tenta le verde che ha tirato di vista con i compagni. Grande tiro, grande l'Italia che prende coraggio l'Italia. Prende coraggio l'Italia, ragazzi. Eccellente questo intervento nel portiere. Oh, mamma mia. Stiamo attaccando, ragazzi, l'Italia ci crede, eh? L'Italia ci sta credendo, ragazzi, siamo tutti avanti, forza. Tutti avanti, ragazzi. Pallone interessante. Dai. No! Lo lasciate andare e chi ci pio gol, ecco. Il portiere in questa circostanza. Porca miseria. È stato bravissimo. No! Nessun problema per il portiere. C'è spazio. Eh no, cazzarola, può controllare. Porca miseria, è un assedio. Recupera un grande pallone in una zona pericolosa. Riceve un buon pallone. No! Lì! Porca miseria. Vamos. No! Mamma mia. Viene assegnato l'angolo. Angolo, prova ad andare sulle fasce. Ok. No, quando è così, ragazzi, sembra che la butto via, ma. Intervento che può costare carissimo. Niente, fine primo tempo. Questa è combattuta, eh. Ha avuto sempre i migliori portieri del mondo. Vai Dancone, che dopo piamo a Malta, via. Ah, adesso dobbiamo una segnare in su però. No, di in giù. Speriamo non si tratta di un infortunio preoccupante. C'è spazio lateralmente. Mamma mia, adesso un attimo loro. Che palla fantastica. Sì, sto cazzolo. Mamma mia. Ecco l'angolo. Angolo per l'Inghilterra, vediamo. Un golasso impressionante. Un golasso sto cazzo. No. Niente ragazzi, porca Eva, gliela. La difesa qui. Mamma mia. Bravissimo. Buona parata. Porca Eva, ragazzi. Intervento chiaramente irregolare secondo l'arbitro. No, ma ammonisce. Sotto la doccia. No, ma me l'ha espulso uno pure. Non è nessun problema per il portiere. Sensazionale. Mamma mia. Il portiere. Ottimo intervento. Un attimo adesso. Cerca il pallone filtrante. Avrebbe meritato il gol. Via. Non la pensavo così. Espulso, sì. Fallo laterale. Vai. Grande, mamma mia che bella azione che ho fatto. Ho fatto una bellissima azione. Sensazionale la parata del portiere, tra le braccia. Mamma mia. No, che cazzo. Pallone ha superato la linea. Sarà rimessa laterale.
questa parata ragazzi, è un assedio. È un assedio. Oh, che cazzo me l'ha levata, eh? Sarà dunque rimessa laterale. Esci. Niente. Ancora in possesso di palla, opportunità. Nessun problema per il portiere. Di sotto sta vaga. E quassù non c'è lo scotch. The scotch. Buona. Un attimo, mi sono distratto, che mi hanno chiamato, mi sono distratto. L'arbitro assegna il corner. Oh, c'è un giocatore per terra. Cerca io. Cerca la magia. Cerca la magia, ma non la trova. Niente. 1-0, mo perso pure questa. Un saluto a Agata, sì, sta a cercare lo scotch per fare un pacchetto. Ah, signore. Il terreno è gibboso, partita che va a un ritmo vertiginoso. Allora. Abbiamo detto facciamo Malta, io prendo il Malta contro Malta-Turchia, vai! Vai Dancone, Malta-Turchia, vediamo dove ci porta, via! La 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 la, raga, che campo, fa male l'occhio campo! Allora, dopo non andate via ragazzi, perché sulla piattaforma viola ci sarà... No, io sono Malta, mi pensavo che arrivi anche... E ci sarà, faremo, riproveremo, perché l'avevamo fatto qualche mese fa, non so se vi ricordate, qualche mese fa l'avevamo fatto, il remake di Togi, proviamo a andare un po' più avanti, per chi vuole venire sulla piattaforma viola dopo, insomma, con questo grande remake appunto di Togi. Porca miseria, palo, palo, no, non era palo, non l'ha visto palo, palo, palo. Adesso sì, adesso sì. Ciao Giancarlo, buonasera. Cerca il pallone filtrante. Lì l'ho sbagliata lì, Sì, remake per Windows, sì, su Steam è preso. Rimessa laterale, calcio, un buon intervento difensivo. Porca miseria, ero Riau quasi. C'ero quasi arrivato, Calcio di punizione da posizione interessante. Vai. Pallone. No! Andavo a prendere quello il portiere, però, ragazzi. Niente. Arriva su pallone interessante. Grandissima parata. Niente. Una buona, mamma mia. Testa, ma il portiere non ha dato scampo. Tocco molto intelligente. E no! Dai, almeno me alleno un po' per la prossima partita di Swoss, fuori, no? Sarà in diretta. Laterale. Brutto fallo. Dai. Calcio di punizione. Occhio, attenzione al colore. No, del rosso un altro. Che è rosso. Ha espulso a Duncan, ha espulso a Duncan. Sensazionale la parata del portiere. Sensazionale. Un'intuizione. Questa parata a fallo, forse anche. Oh, che cazzo, questo. Ma questo era fallo però, No, Ale. E il pallone finisce in rete. Niente. La controlla benissimo. Niente, perdo pure con la Turchia. Sensazionale la parata del portiere. 2-0. Vai, secondo tempo, ma sul 2-0 ragazzi la vedo durina,
No, e porco due. Deve calmarsi, altrimenti l'arbitro dovrà inevitabilmente prendere provvedimenti. E adesso stiamo giocando pure un in meno, eh. Contrastato dall'avversario. E il portiere. Mamma mia, mamma mia. Attengono la pressione con questo in un corner. Ha letto bene il tempo dell'azione. Il portiere può controllare. Preso proprio l'ultimo secondo. Ha tentato la conclusione, ma non ha impensi. Eccellente l'intervento del portiere. Che rete! gol, ragazzi, della Turchia. Gol infame della Turchia, ragazzi, e niente. 3-0, 3-0 pure con la Turchia, insomma. Malta-Turchia finisce così, ragazzi, al 63esimo, ormai impossibile. L'arbitro può concedere il calcio di rigore. No! Cartellino giallo. Cartellino Gaillo e calcio di rigore. Trova la porta senza nessun problema. 3-0. 4-0, anzi, niente da fare, ragazzi. Nessun dubbio, calcio di rigore. No! La messa. Oh, signori. Palla, occasione. Che è sicuro. E dai, no, niente. Basta, cancella. 6-0 stava a perdere. Oh, signore. Dai, famone una seria. Una seria, dai. Famo il derboni. Chi più? L'Inter o il Milan? Io non so nessuno. Dai, più il Milan, via. Facciamo i deb di Milano, via. Inter-Milan, vediamo un po'. Io sono il Milan. Io ho preso il Milan, vai. Lazio-Juve anche, sì. Allora, il Milan in maglia bianca. E l'Inter invece parte speditissima subito. Cerca spazio. Vicino allo specchio della porta, davvero sfortunato. Ottimo il controllo sull'appoggio. Te l'appoggio? È al posto giusto, grande intervento. No, me l'ha presa proprio lì. All'ultimo. Questa parata vale tanto quanto un gol. Speriamo di no. Pallone che sarà calcio no. Di pressione da posizione interessante. Inevitabile. Ciao Enzo. Anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Giallo dopo 3 secondi, vai. C'ero. Ero lì. Opportunità interessante. Mamma mia. Cazzo. Recupera un grande pallone. Intervento che può costare carissimo. Grande tiro. Ciao Orazio. Palla oltre la linea, nessun dubbio. Calcio d'angolo. Niente. Intervento deciso. E porca Evo, ho perso palla all'ultimo. Cerca il numero. Ehi! La parata vale tanto quanto un. Tengono la pressione. Ragazzi. Questo è un corner. E il pallone in rete. Niente da fare. Niente da fare. Riconquista il possesso del pallone. Oh. Buona intuizione. Ha letto bene. No, fuori. Fine primo tempo, vai. Tra l'altro, amici, alta fine non sai che porta più merda. È vero, che porta più sfiga. Vai, riproviamoci.
Buona conclusione questa, ma il portiere non ha dato scampo. Perfetta scelta Landi. Di tempo. Il portiere può controllare il pallone. Oh, e che cazzo l'ho data lì in mezzo. Viene fermato. Sarà calcio di punizione. Questo era fallo, Prova a passare. È una buona conclusione questa, ma il portiere non ha dato scampo. No, mi abbiamo fatta proprio, Oh, fuori. Buone, oh signore. Gli avversari devono concedere una rimessa. Vai. No, ma me l'ha presa dentro, cambiato la storia di questa partita. Niente. Opportunità interessante. Il portiere può controllare. Il portiere mamma è stato mia. Bravissimo. Bravissimo. Sì, pare un po'. Cazzo, questo era fallo per me. Di punizione. No, dai, ma si cazzo. Buon movimento sul passaggio filtrante. Presa sicura quella del portiere. È una buona conclusione. Il portiere può controllare. Ferma l'attacco avversario, è stato bravissimo. No, cazzo, ma cacciato dietro. Avrebbe meritato il gol, ma il palo non la pensava così. Arriva sul pallone. Il palo non la pensava così. Il portiere può controllare. La prossima metti con la neve. Cerca la profondità. Sensazionale la parata del portiere. Niente da fare, non passa. Il portiere c'è. Mamma mia, ragazzi. Mi sta massacrando pure adesso, Qui ha capito tutto benissimo. Oh, e cazzo, ma a me non mi fischia mai. Buon recupero, qui è l'occasione. Il portiere gli ha legato una rete quasi certa. Posto. Finita. Allora. Mettiamo. Babam. Allora. No. Che mettiamo? Frozen? Campo ghiacciato? No, dopo no. Ciao Marco Cantoni, buonasera. Dopo andiamo sulla piattaforma viola e facciamo come si chiama? Toki Remastered. Vai col Frozen, campo Frozen. Campo ghiacciato qua, dove giochiamo? È un po' freddino oggi qua a Torino, ragazzi. È una buona idea, ma c'è stata la chiusura in palo laterale. Intervento che può costare davvero caro. Perfetto intervento difensivo. Porca miseria, quasi. Quasi la Juve, ragazzi, ci ha provato, Ci ha provato la Juve lì, Ancora lui col pallone. Portiere può controllare. Grande. Questa è una parata perfetta. Che cazzo, dai. Per esultare e i tifosi con lui. Ma massacrato. Subito, appena un secondo. Completamente fuori misura. Un secondo, ragazzi, e mi ha segnato subito, non c'è verso. Perfetto. Arco 2. Portiere. No! Trova spazio. Questa parata vale tanto quanto un portiere sicuro. Oh, e cazzo, ma io a palla non mi ha di è proprio messi i piedi. Recupero fondamentale.
palla in out. È il gioco mio, Andrea, che te devo fare? Ci provo, ci riprovo in tutti i modi. Eccellente questo intervento del portiere. Palo! Palo! Il portiere può festeggiare. Porco due. Cerca un compagno libero. No, è fuori. Sarà rimessa laterale. Niente. Chi ha fatto palo qua c'era da dirlo, sì, è vero. Oh. Siamo in zona pericolosa. No, Martina indietro. Mamma mia. Se non tiri fuori il cartellino adesso, quando lo tiri fuori? Più. Allora che esce dal gioco. Mamma mia, ragazzi. Difficilissimo. Portiere può controllare. Grande. Camado. Tira da lontano il campo ghiacciato infido. Ci proviamo adesso. Si tira fuori. Allora. Oh. Adesso dobbiamo segnare su, eh. Ben controllata. Madonnetta di coccia. Hanno evitato il pericolo. Hanno concesso soltanto un fallo laterale. Porca miseria. Ciao David Black, buonanotte a te. Portiere fa su. Grande. Palla. C'è la magia. C'è la magia, è che la magia manda loro adesso. No, questo è fuori. Allora ho calciato io però, eh. No. Il portiere c'è. Trova bene il compagno. Ottima la parata. Porco due. Un golasso impressionante. Niente, 2-0 per la Lazio. Auguri a te, Leier. Oh. L'intervento della difesa che deve comunque. Dario Augusto, lo so, meritatissimo. Una mossa azzeccata che potrebbe cambiare l'equilibrio della gara. Cazzo devo fare, oh. Ruba la palla molto bene. Pallone che viene intercettato. Porca Eva. Sono niente. Perfetto qui l'intervento. Quasi. Oh. No, niente, fuori. Ciao Davidone! Guarda come loro come tira ad effetto sti infami. No, niente. Porca Eva, c'era solo. Ho trovato la profondità. Sicuro. Grande giocata difensiva. Stupenda parata del portiere. Mamma mia. È corner. 83esimo. E porca Eva. No. Niente, gliela famo, eh. Giocata intelligente. Oh. Niente. 10.000 iscritti, sì, manca ancora un po'. Allora, aspetta, va a pisciare un secondo. È stata una partita sensazionale. Ancora una volta la battaglia è stata senza esclusione di colpi, così come in poche altre occasioni. Con questo spirito hanno meritato la vittoria finale.
Alors. Pronto. Ah, devo attaccare. Allora. Ah, l'ho rifatta, niente, me lo sbagliavo. Ho rifatto la partita. Allora, amichevole. Scegli le nazionali, dai, famo nazionali, famo Sud America, facciamo nazionali. Il grande Uruguay. Uruguay Argentina, vai. Allora. Vai Uruguay Argentina, via. Uno di Roma, ma io non so di Roma, eh. Ciao, ciao. Michele, buonasera. Io non so di Roma, eh. No, i mai uguali. Come mai uguali, ragazzi, è veramente durissima, eh. Non uguali, ma simili. Marchigiano. L'intervento del portiere in questa circostanza. Filottranese, anzi, sì. Grande recupero. No, non l'ho presa. Mamma mia, mamma mia. Grande. Questa, ma il portiere non ha dato scampo. Grande azione difensiva. Oiei! Gran palla. Il portiere li ha legati. Mamma mia. Ottengono calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Argentina, via. E porca Eva, sempre fuori l'ho avuto lì. Pressing sugli avversari, devono concedere una rimessa. Sì, sì, l'ho messa io la cronaca. C'è diverse telecronache, tra cui italiana. No! No, cazzo di là! Gran colpo di testa! Lì! Cioè, davanti a porta, ragazzi, ho tirato. Grande intuizione! No, la miseria, l'avevo fatto! No, non c'è quella da slappa, no. Italia c'è solo questa. E che con l'effetto lo ha tirato, eh. Sarà rimessa laterale grazie a un buon intervento difensivo. Niente, non la si rete spenta. Sarà calcio di punizione. Prova a passare. Impossibile di fermarlo. Ha battuto difese portiere. No, Fullida non esiste. I comandi sono in inglese comunque. Poi non so se la faranno più avanti, però. Iesina, quindi 10 minuti qua. Io so 10 minuti da Iesi. Buona opportunità, buona parata. Ui. A posto. Bella gamba, chi è? Chi è? Cosa fa? Oh. Mamma mia. Salva la sua. Adesso vediamo se riescono a sfruttare questa bella rimessa laterale. È un'attrice ballerina ex di Amici. Ah, allora non posso conoscerla, no. Mai visto Amici. Il portiere c'è. Per fortuna che il portiere Quest'alo. C'è. Mamma mia. Palla fantastica. Peccato che l'ho persa. Palla molto interessante. E porca Eva. Recupera il possesso sicuro. Grande. Presa. Palla in rete. No, Pio sempre gol così, guarda.
prendo sempre gol nello stesso modo. Devo tenere schiacciato, vero? Riceve un buon pallone. Eccellente, il portiere può continuare. Mamma mia. E cazzo, ma il portiere c'è il tocco vincente da grande attaccante col senso del gol. Sarà che si becca un cazzotto nei Paesi Bassi. Niente. Prova il tiro. E che cazzo, no, mi sono rilassato, adesso mi sono rilassato proprio, Apre il gioco. No. Ciao Salvatore, buonasera. Gran recupero qui. Occasione per l'azione offensiva. E qui c'è il questi me l'ha fatta ad effetto. 5-0, ragazzi, perdo. Andrea, ufficialmente questo è il gioco mio, Trova bene il compagno. No, 5-0 non si può sentire, però. Lo stadio ha una bolgia, amici. Il 5-1. Tifosi, magari non dimenticheranno mai questo momento. Sono i vincitori. Niente. Allora, raga, dai, che adesso ci trasferiamo di là. Tanto abbiamo visto tutto. Abbiamo visto quasi tutto. Cambiamo il campo. Mettiamo il campo bagnato, dai. Che madonna piao. Serie B, dai. Fiorentina-Genoa, via. Io sono la Fiorentina, via. Vai, sul campo bagnato. No, non ho vinta nessuna, Danconi. Attento, ragazzi, che qua oggi a Genova piove, Che filtra, niente da fare, non passa. No, perfetta scelta di tempo. Portiere può controllare il pallone. Grande tiro, ragazzi. Ho fatto tutto, sta a costruire l'azione, capito? Il portiere della rete, quasi corner. No, volevo fare il cross, niente. Ottima azione d'attacco. No! Ciao Giuseppe, buonasera. Devo fare un corso accelerato di Swoss, sì. Grande. Oh, però ho preso coraggio. Sarà a calcio d'angolo. No, porco. Occasione per andare nello spazio. Tra le braccia del Mamma pace. Mia. Perfetta la lettura difensiva. Ottima azione d'attacco. Oh, non gliel'ho fatta, Però ho preso un po' più coraggio, dai, rispetto a prima. Questo è fuori mio, No, rimessa dal fondo. Ciao, buonasera a te, buonasera. Mamma mia. Sì, ci vorrebbe il 5-5-5 del Ghana, infatti. Qui ha capito tutto bene, nessun problema per il portiere. Mamma mia. Oh, c'è intesa tra questi due, Soprattutto tra me e lui. Ah, oh. Eccellente. Oh. Intervento del portiere. Ci riprovo dalla distanza, però fine primo tempo, via. Due sacchetti di lupini e due borghetti.
Hai di riporto, Andrea. Il Bibidaro. Recupero per la steso. Ha accordato il calcio di punizione. Chi era? Recupera un grande pallone in una zona pericolosa. Porca miseria! Il portiere ha legato una rete quasi certa. Eccolo! Eccellente questo intervento del portiere. Oh, e dai! Intelligente. Un gol straordinario. Ciao Danilo Linardo, buonasera. Niente. Arriva in alto di testa. Un attimo avevo giocato un po' meglio, poi dopo mi sono messo a giocare male un'altra volta. Innescato splendidamente. Vuole pressing sugli avversari. Purtroppo. Camiseria, ero quasi entrato in aria. C'è spazio laterale, l'ha messo giù, conquista la posizione. Il rinvio con più calma, lo so, infatti, Marco, è vero. Mi si è lanciato il giocatore. È una buona conclusione questa, ma il portiere. L'arbitro assegna il corner. Non lo so se era angolo, Pazzesco. Pazzesco. Questa parata vale tanto quanto un gol. Tanto quanto pesa. Tanto oro. Oh! No, e cazzo. Interessante. È tutto regolare, l'arbitro lascia giocare. C'ero quasi. Passaggio che filtra. Il portiere è stato grande. Bravissimo. Ciao Luigi, Luigi Matteo, carissimo. Un salutone, sto provando a giocare con i giochi di pallone, ma non possesso di palla. Non ne provo niente, 90esimo finita 1-0, ho perso pure questa. Come siamo al like? Siamo 51. Chi non ha messo il like, ragazzi, che lo vuole mettere, mi raccomando, ci fa un grosso, grosso piacere. Allora, proviamo a fare l'ultima partita, ragazzi. Facciamo sempre un amichevole con squadre di club. Il Salvador, che madonna pia. Allora, squadre di club italiana, Serie B. Facciamo Ascoli Pescara, che se vuole male tanto, via. Io Pio Lasculani, via. Andrea, prendo l'Ascoli. Che con l'Ancona è stati sempre, ragazzi. Sì, però se non tiro. No, d'arco 2. Volevo passarla di qua. Ottima azione d'attacco. Mamma mia, il Pescara. Oh, perché ha avuto fuori? Se non tieni fuori, fuori. Adesso nostro, hanno nostro. Evitato il pericolo. Hanno concesso soltanto un L'ho fatta prima con Malta. Prova a passare. Niente. Conquista molto bene il possesso di palla. Arriva in alto di testa. La controlla benissimo. Beh, non è che viene recuperato. No! L'ho chiappata proprio alla fine. No! Ha una buona conclusione. Gol del Pescara. Gol del Pescara, ragazzi! Grande gol effetto, adesso l'ho preso. Adesso l'effetto l'ho dato, non so se avete visto che l'ha preso.
Porca miseria, lì a centro. Buona la parata del portiere. Grandissima occhio. Parata. Occhio, fuori. Sarebbe bello se giocassi se lei contro Duncan, lei anche sì. Perfetta scelta di te, lo ferma. Veramente irregolare. Fatto fallaccio, Sì, lo so, si può giocare anche online, sì. No! Si è buttato per terra. Ho trovato la profondità. Niente. Niente da fare, via. Provaci ancora, Semmo. Ciao, Joker. Vai, Lascoli, riparte Lascoli. Intervento super. Niente da fare. Ecco un'altra rimessa. È un fallo. No, dai, a me mi fischia appena io appena tocco mi fischia e mi falli e loro non fischia mai. Io non capivo per quale motivo. Ottima l'uscita del portiere. Cerca la profondità. Buona parata, grandissima parata. Pescato benissimo dal compagno. Grande. Deve calmarci. Infatti inevitabilmente prendere provvedimenti. Ciao Joker. Pericolo, la difesa deve chiudere. Porca Eva. Trova bene il compagno. No! Che miseria, da davanti la porta l'ho buttata fuori. Grande dimostrazione di personalità. Ha letto bene il tempo dell'azione. Pallone che viene recuperato. Pericolo adesso. Tuo cazzo. Pericolo appena arrivo lì, me la lea. Un golazo impressionante. Niente, 88esimo ragazzi, segna. Grande il Pescara. Difensiva, interrotto l'attacco. Di nuovo. Allora raga, ci fermiamo qua, tanto mi pare di aver capito che non riusciamo ad andare avanti. Questa è la storia d'amore di romanzi preferita da Cowboy. Allora ragazzi, Sensible World of Soccer 2020, adesso ci trasferiamo sulla piattaforma Viola per fare un po' di Togi Remastered, il remake anzi di Togi. Io vi ringrazio, se avete qualche problema, qualsiasi problema vi chiedo di scrivermi qua nei commenti quello che volete sapere, problemi di installazione, cose varie. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo fra 10 minuti, un quarto d'ora su Twitch, e per tutti gli altri a domani o a venerdì, scusate, a mercoledì. Ciao ragazzi, grazie mille, grazie da Sensible World of Soccer, da Alex, e ci vediamo insomma di là. Grazie, buonanotte per chi va a letto, ciao!